Il 13 ottobre scorso, ad Armageddon, in Israele, l'equipe della Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza, in viaggio in Medio Oriente, insieme a Greenpeace, hanno realizzato un'iniziativa a favore del disarmo mondiale. Giorgio Schulz, portavoce europeo del Movimento Umanista e membro dell'equipe base della Marcia, presente alla manifestazione, ha dichiarato che le potenze mondiali del mondo possiedono testate nucleari sufficienti a distruggere il pianeta 25 volte e che questa situazione rende tutta l'umanità ostaggio dei capricci e degli interessi dell'apparato industriale, militare e finanziario. Anche in Israele una parte dell'equipe base ha visitato una scuola giudeo-araba a Kfar Kara. È una scuola mista nella quale ci sono studenti arabi e israeliani. Bambini e maestri hanno dato il benvenuto all'equipe della Marcia Mondiale con racconti, canzoni e giochi. Questa marcia, proposta da Mondo Senza Guerre, organizzazione del movimento umanista, terminerà il 2 gennaio nel parco di studio e riflessione di Punta de Vacas, Argentina. In Palestina, la marcia si è incontrata col direttore dell'Accademia Ebrea di Musica e Danza di Gerusalemme, che si è offerto di organizzare un concerto con musica ebrea, araba e occidentale per diffondere i temi della marcia. Più tardi, i membri dell'equipe sono stati ricevuti dal consigliere Meir Margalit del partito Meretz nel municipio di Gerusalemme. Dall'incontro con Margalit è nata l'iniziativa di proporre Gerusalemme per il prossimo incontro dei premi Nobel per la pace. La giornata si è conclusa con una visita alla radio Tutti per la Pace, che si dedica alla diffusione delle attività inerenti alla pace e la non violenza. Infine, l'equipe della Marcia Mondiale si è diretta a Betlemme, dove ha marciato per le strade accompagnata da un gran numero di abitanti della città. Aprivano il corteo Luisa Morgantini, ex vicepresidente del Parlamento Europeo, il sindaco di Betlemme, Victor Batarse, e Giorgio Schulz, portavoce europeo del Movimento Umanista. La marcia si è conclusa davanti al muro dell'accampamento dei rifugiati di Aida, con una cerimonia popolare e le dichiarazioni di diverse personalità. In questa occasione, l'umanista Giorgio Schulz ha dichiarato che solo la forza della non violenza sarà capace di rompere il circolo della violenza e di abbattere i muri grigi dell'odio e della tristezza, e che il senso della Marcia Mondiale è facilitare il dialogo dove ci sono violenza e paura, creare ponti fra le culture ed accompagnare i popoli verso la riconciliazione.